Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Altri. No, io penso che il congresso del PD abbia cambiato non solo il PD, ma anche il quadro politico in Italia. E francamente era quello che speravamo, perché speravamo sin dai primi giorni nei quali Elly Schlein ha presentato la mozione, speravamo che accadesse quello che poi è accaduto, cioè che si ricreasse quel forte legame tra le viscere, se posso dire, della sinistra, che stanno per strada, non stanno mai nei palazzi, stanno per strada, e il partito. E quella cosa lì poteva accadere se non solo l'interprete aveva la forza di accendere quella passione, ma anche se i temi erano giusti. E io penso che su questo dissento da Tommaso, invece condivido l'analisi che ha fatto sulla CGIL, su questo invece io penso il salario minimo sia, lo dico a Tommaso Cerno, uno di quei messaggi chiari: sotto una certa soglia non ci può essere un salario. Poi discutiamo anche col sindacato che significa, io sono sicuro che la CGIL atterrerà su questo principio, perché questo è il principio che Elly Schlein Tra l'altro devo dare una notizia, Boccia, l'hanno appena approvato anche in Grecia. Cioè persino in Grecia fanno il salario minimo. Ma il mondo va in quella direzione. È stato 780 euro da aprile. Ma guardate, in un mondo in cui le diseguaglianze aumentano, la società digitale aumenta le opportunità, ma aumenta anche i luoghi di accumulazione del profitto. Tra l'altro io adesso non so come la pensate voi, ma io penso che sia l'altra gamba anche per riformare davvero e ridurre davvero il reddito di cittadinanza, e quindi ieri anche il tavolo di coordinamento politico che ha proposto Elly con grande pragmatismo, appunto dimostrando che è sul campo, perché Elly nasce dalle mobilitazioni, dalle lotte, ma si forma anche dentro le istituzioni. Nel Parlamento europeo ha fatto un lavoro molto molto certosino per 5 anni e ha fatto l'amministratrice pubblica in Regione Emilia-Romagna occupandosi di cose concrete. Lei mixa anche, diciamo, con la freschezza della sua età le ragioni delle istituzioni che ha già servito e la piazza, la strada e la mobilitazione, che è lì il luogo in cui vive la sinistra, che ha raccontato spesso Tommaso Cerno, e che si è ritrovata naturalmente con la leadership di Elly. Ora, tutto questo ovviamente entra in Parlamento, perché è entrato in Parlamento. Prima dimostrazione plastica l'avete avuta nel Question Time, per la verità l'avevamo già avuta con Piantedosi quando la segretaria si è presentata in commissione e ha detto: su Curto noi vogliamo sapere. Su Cutro vogliamo sapere queste cose. Allora, è ritornata l'opposizione. Bisogna abituarsi a questo confronto. Il che è vero, cambia il quadro politico, perché effettivamente